È la prima volta che ho il piacere di poter ospitare in una trasmissione che così conduco, diciamo, un amico, un ragazzo molto simpatico, un grande talento a mio avviso, Roberto Benigni! Sei andato al segno! Sei andato al segno già, tra... Come stai? Bene! Dorelli, diciamo così. Come vuoi dire? Johnny Dorelli, vi lascio con lui. Vieni qua. Si scherza, Canale 5 sì. È una televisione libera. No, come la Rai. E che gli è cominciato? Baudo sì. È un percioriere. Ladro. C'è una tangente sui biglietti della Lotteria Italia, 250.000 biglietti si prende. Truffatore! Quello posso dire! Vieni qua. Johnny, vogliamo mettere la classe di uno che si chiama Johnny con uno Pippo. Ma mi vuoi salutare? Johnny, no! Lo sapevo che andava a finire così. Complimenti! Dorelli, i miei complimenti! Vieni qua un attimo. Baudo... Veramente Pippo gli ha messo il nome la madre, perché il padre quando è nato l'ha scambiato per un cane e lo voleva chiamare Pluto. La madre ha detto no, è un bambino, Pippo. Vieni qua un attimo. Sì. Volevo... Baudo, maledetto! Mi vuoi parlare un attimo? Dove vai? Come no! Volando! Siamo nel 1987! Non ancora, tra un po'! Tra un po', fermi! Fermi! Ora... non te lo dico! Non te lo diciamo, Benigni! 1987, auguro a tutti gli italiani di godere come maiali tutto l'anno! Aumentare! Vieni qua! Vieni qua! Aumentare la popolazione dell'Italia, ho letto che sta diminuendo, vero o no? Sì. Ma uno in televisione vede sempre Baudo, Craxi. La sera va a letto, ti fermi, nascesse un figliolo come questo, pigli la pillola rosa. E uno si impaurisce. Ma poi devo cambiare i programmi. Vieni qua un attimo, a me mi vuoi parlare. Detto Baudo! Ladro! Shh, puoi star zitto un attimo, fammi un favore. Ladro poi non si può Dovevamo dire. Ma no, ma dai, tanto si sa mai, Johnny. Senti, volevo dire una cosa. Dimmi, Johnny. Sei libero di fare tutto quello che vuoi. Io ti lascio perché ho molta fiducia in te. Grazie. Ti prego. Qualsiasi quello che dovevi dire l'hai già detto. No, dico, adesso sfogati come vuoi. Io ti lascio un attimo solo. Grazie. Ricordati quando eri bambino. Grazie. Ci siamo conosciuti il nostro primo palcoscenico insieme. Avevo 6 anni e lui già 41. Ci siamo conosciuti nel mio paese a Vergaio. È venuto a cantare. Ho raccontato una barzelletta. Mi ha bloccato il mio primo censore, Johnny. Il primo censore, perché già allora io, veramente, questo è un fatto vero, che me l'ha ricordato Roberto, che sono andato a cantare e mi hanno detto: c'è un ragazzino molto bravo che è giovanissimo. Io, avendo 15 anni più di lui. È venuto su, ha raccontato una barzelletta già a 6 o 7 anni che ho dovuto subito dire, va bene, ho detto vai a prendere il gelato, tutto quello che vuoi, fermiamoci qui. Adesso ti lascio solo perché ho molta fiducia e poi ti vengo a ritrovare. Grazie Johnny. Se hai bisogno sono lì. Grazie. Ciao, vai. Ciao. Vai. Ciao, vai. Vai là. Ciao. Cosa vi posso dire in questo nuovo anno che sta sorgendo? Diceva appunto Dorelli il 1987, fra pochi minuti, ma la posso... Io veramente vorrei sapere una cosa. Dov'è Johnny Dorelli? Johnny! Johnny, ti volevo dire una cosa. Ti volevo dire una cosa, Dimmi Benigni, questo ultimo dell'anno, che poi non si sa, dice un augura, buon 1987, perché sta nascendo, sì. Ma l'86 sta morendo, poveracci, ma nessuno si ricorda mai. Tutto a festeggiare, è come se uno gli nasce il nipote e muore il nonno, che si fa? Si sta tristi per il nonno, si festeggia il nipote. Ma muore il nonno, è nato il nipote, è morito il nipote, uno non sa più da che parte andare, un minimo di grazia. Poi per noi l'anno finisce ora, per alcuni finisce il 31 marzo, l'ultimo. Alludi ancora sempre lì? No, non voglio parlare di politica. Ma De Mita festeggia il 31 marzo, l'ultimo dell'anno.
fa una festa di quelle strepitose. Sei invitato tu. Che poi lì, anzi, non vanno neanche nell'anno nuovo. Come se finisce l'86 e si torna nell'85. Si va proprio indietro. Dammi! Baudo, ladro! Ma no! Ma cosa continui? Io voglio augurarvi, insieme a Johnny Dorelli che ha scritto questo testo, voglio augurarvi... No, vabbè. Io non c'entro niente, dopo non si venga a cercare me, eh! Gli ho detto, Johnny, io queste cose non le dico perché Crazzi... Io ho insistito! È buono, erotico, sì! E lui dice, no, fa schifo! Questo, belli, zitto! Perché lui ce l'ha proprio, con Baudo, con Crazzi! Questo sono due maiali, fanno schifo! Gli ho detto, Dorelli, ma un uomo come te, della tua età... Con la tua bellezza, con la tua promiscuità, si mette a fare... Come promiscuità? Non so cosa vuol dire, ma volevo dire, io ho cercato di fermarlo, ma io e Johnny insieme... Dimmi. Io e Johnny insieme, che siamo due ragazzetti a posto... Sto aspettando cosa devi dire, con ansia. Dimmi. Dimmi. Vi auguriamo, Buon anno! Sto cullando Roberto Benigni. L'elegante Roberto Benigni. Come va? Grazie Pippo, sono emozionato di stare in questa trasmissione che mi vorrei intervenire tra poco perché vado a scrivere il pezzo ora perché ancora non è pronto. Beh, fai qualche dichiarazione di intenti, sai come si usa fare la dichiarazione di intenti? Sarò bravo. Certo. Sto attento a tutto. Ecco. Non dico le cose niente. Vi auguro, dai, tutto l'amore del mondo. Dio mono, grazie! Madonna, ma non mi dico niente! No, dove vai? Dove vai? Aspetta! Dunque, stasera dobbiamo fare una puntata molto veloce, perché voi sapete che... Dunque, Dio! Che belle! Ah! Ai! Io sono stato di là, ma il piacere di essere di qua è enorme! Vi auguro a tutti! Ma fammi parlare da solo, no? Dice, io vi voglio un bene da schiantare proprio! Una cosa paurosa, dice, vabbè, sarà facile dirlo qui davanti alla gente, no? Ma io lo sapete! Io dico le cose che mi sento di dire! Infatti prima di venire qua mi dicevano, allora se tu sei quello che dice tutto, vediamo se hai coraggio, per dire che Baudo è un imbecille, no. Dico no, ho detto no, questo no, perché io le banalità non le dico, io dico cose originali. No, ho detto io, sono il tipo che non mi va di dire il luogo comune, quindi non lo dico. Baudo anzi è una persona intelligente. Ma bravo, ordinato, pulito, si lava, marito bravo, uomo sensibile, erotico, sessi, veramente, io l'ho conosciuto proprio, una personcina proprio a modo, una persona, devo dire la verità. Baudo in questa santa festività, che per festeggiarlo vengono ammazzati tutti quei poveri tacchini. Ma sapete quanti ne ammazzano? Perché a Natale piace il tacchino, ma il tacchino non piace il Natale. Bisogna vedere la differenza, no? Bisogna rispettare l'idea. Insomma, io vi auguro in questo santo Natale tutto il bene del mondo. Dicevo vero, ho mandato un omaggio al nostro Santissimo Gesù e tutta la Sacra Famiglia, eccetera, eccetera, alla quale siamo molto affezionati, perché a volte può capitare, a volte ci ho pensato, dico, mettiamo il caso uno muore, non sia mai, e per un caso della sorte invece del nostro amato Signore se ne trovasse un altro, metti uno trova so Manitou, cosa gli si dice a Manitou? Una libertà, dicevo, Manitou, io ho sempre letto Tex Willer, no. Metti
caso, per caso si trovasse Buddha. Chi l'ha mai visto Buddha? C'è gente che non lo conosce. Uno muore, arriva là, trova Buddha grasso in quella maniera. Dice, ma tutto mi aspettavo fare che di trovare quell'imbecille di classe pigliasse il potere che ti passa. Quindi io, due, si trova, guarda che mi è capitato. Bisogna stare attenti perché è un momento, amici, io vi invito alla calma, alla benevolenza, a volersi bene, come direbbe il nostro pontefice Reagan, lo dicono tutti, lo voglio dire anch'io. Bisogna volersi bene, non bisogna arrabbiarsi perché il mondo è frenetico. Forse perché noi ci abbiamo, appunto, dal nostro Signore dall'inizio, quando gli si prese la mela, si arrabbiò. Ma non è quella mela, Dio! Si arrabbiò, ci ha lasciato un po' di ira anche a noi, no? Per quella mela si è arrabbiato, poi dice aumenta il prezzo della frutta. A quell'epoca una mela costava l'ira di Dio. All'epoca là, una mela costava l'ira di Dio. Ora ci siamo trovati, l'ira di Dio costava a quell'epoca là. La cosa favorita. No! Invece, dammi una telecamera! Pippo Paolo, dammi una telecamera, Dio buono, voglio dire due o tre cose. Okay. In un momento, invece bisogna amarsi, volersi bene, datemi il potere e vi farò godere, questo deve essere lo slogan. Bisogna andare sull'erotico, sdraiarsi, fammi finire. Il sesso che è sempre stato bistrattato anche in televisione, invece fa bene. Secondo un test, nasce 10.000 bambini al secondo. Con tutte le maniere che c'è per non fare figli, eccetera. Vuol dire che minimo in questo secondo ce ne 10.000. Giusto, Pippo? Noi siamo gli unici, secondo me, che invece di fare l'amore siamo venuti a Fantastico 5. Guarda, siamo gli unici. Guarda, bisogna proprio lanciarsi. I politici sono i primi, fanno finta di non essere attaccati al sesso. Invece sono attaccati proprio al sesso. Politici, ragazzi, con il sesso. Io non ho saputo qualcuno. Saputo. Che hanno proprio. Ora immaginarseli nudi non è proprio. Non voglio entrare. Però mi hanno detto no. Ora non voglio parlare del pisello, delle cose, se no. No! No, Paolo! Appunto, dicevo, non si può parlare di questo argomento. Fammi finire il discorso, Paolo. Le mie condizioni. Fammi finire il discorso. Parlare del pisello è un po' sgarbato. No, non voglio. Lo so, De Mita. De Mita dice no, dice c'ha piccolino. Proprio c'è lo slogan, proprio come quando nacque. Dice come natura crea, ciriaco conserva. No. Tanti argomenti. Andreotti non sa niente. Ti è venuto la gobba a forza di cercarselo. Dello spettacolo è geniale, unico, veramente, lo dico col cuore perché lo sento. Il grande Roberto Benigni! Lo sapevo! Bella Carrà! Ma quanto... Quando vedi rosso non capisci più niente tu, eh? Vieni qua! Certo. No, non vedere! No, così no! Questa è la Carrà! No! No! Oh, wow! Roberto! No. Che bella chiappa! La mia Carrà! Che sono... Non lo so, ci avete voi donne che attira così l'uomo? Non lo so, ma... Ve lo dovete dire, oramai sono giunto all'età, lo devo sapere. Ma è giusto per vedere un secondo così, come mai attira tanto l'uomo quell'azienda là?
Cosa sapete voi donne? Piero Angela, dov'è? Dov'è Angela? È qua. È là. È là, è là. Angela! Ma lei che ha fatto il viaggio dentro il corpo, me lo vuole dire cosa c'è in questa zona? Della donna, lei che c'è stato così? Il mio angelo! Mi sono fermato prima! Arrivo a Giungela! Il mio angelo! Te l'ha detto? Si è fermato perché lì è zona pericolosa! Ma pensate quant'è! Poi è una cosa poetica perché lo dice il nostro Signore! Ha detto crescete e moltiplicate. Ecco. Ha fatto da Medeva dice a grandi per guadagni a tempo. Già erano cresciuti, erano solo da moltiplicarsi. Ecco. Solo che Adamo dice come ci si moltiplica, mica lo sapeva. Ah già, ma l'ha ora imparato. Ora Dio dice, e mica non mi fa cominciare di parolacce appena l'inizio della Bibbia. Non è il caso, non è il caso. Fatti il mondo ora ora. Ma poi sa quanti rovigli hanno. Ognuno per non sbagliarsi mai l'hanno messa al centro del corpo che non ci si sbaglia mai. Come c'è un pericolo, ta, si fa subito così. È vero, è vero. La protezione, perché è una cosa delicata, bella, sensibile, poetica. C'è tutti, no? Come si chiama da piccini la gattina, come si può chiamare? Ah. La chitarrina, la passerottina, la fisarmonica. Ognuno, no, voglio dire... sì, sì. Ognuno gli ha messo il nome suo. La passerotta, la mona. La picchia, la crepaccia, la pucchiacca. Pensa ai napoletani, la pucchiacca. È bellissimo, è focoso. La tacchina, ma che la topa, la sorca, la patonza. Ma è bellissimo. No, 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 no. È una cosa. No. Aspetta. La patonza, la bernarda, la gnocca, la gnacchera, l'anonima sequestri. Sembra una cosa, è spaventosa. Bella cosa, oh, anche per quello maschile, per il pisello. Pisello, pisellino, pistolino, pipino. Poi quando si cresce il randello, la banana, l'asta, la bergamazza, il cetriolo. O pesce, l'uccello, ma sa quante se ne è. Proprio viaggio ma intorno lo all'uomo. Lo sventrapapere. È una cosa. Ma guarda. Bella. Lo. Sì, guarda. Il Black and Decker. Più lo butti giù e più ritorna su. Ma è tutto un problema sessuale il mondo, ragazzi, è un problema. Pensa ora se fosse successo in Italia che quel giudice nero che l'hanno mandato via perché, come ha detto l'angelo, sì, sì, ha molestie verbali sessuali. Sì. Pensa in Italia se dovesse perdere il lavoro chi molesta sessualmente, sarebbero tutti in galera politici. I nostri politici. Ma pensa, tutto problemi sessuali sono le guerre. I missili, no, Saddam Hussein, Bush, e il mio missile è più grosso del tuo, è super cannone. Tutta un'esposizione di repressi sessuali. È una cosa spaventosa. Devono far più all'amore. Ma, mamma, mamma, non aver paura. No, lo fa per la mia mamma. La mia mamma sta vedendo la televisione e gli voglio tanto bene, mamma e mio papà. Signora, mamma, signor Isolina, ti preoccupare anche se mi arrestano con l'ospedale, questo no, subito. No. Non ti preoccupare, mamma. Tanto queste non sono parolacce, le parolacce sono spot, sponsor, audience, lottizzazione, mass media, queste, ma quelle che dico io sono belle, andiamo, queste sono naturali. Pensa ora, aspetta, Johnny, vieni qua, Johnny Dorelli, vorrei parlarvi non per fare perché io ci starei veramente un anno, ma invitatemi su spesso, ma davvero. Ma guarda, tu sei però più calmo. Ma Giulio, invitami, eh! Oh, dopo mezzanotte! Come allora dice il proverbio, ma Giulio non mi aggrullo, bisogna. Dimmi un po'.